Bene, torniamo dunque in diretta e chiaramente prima di elencare il prodotto di giornata, che cosa abbiamo in questa serata, giustamente ci ha fatto osservare Francesco Cenci che vuole anche lui dare la sua opinione su Jacopo Succi, un suo figlioccio probabilmente. No, figlioccio no, però è un ragazzo per bene, si è visto a parte l'intervista, ma conoscendo è veramente un ragazzo alla mano e una persona buona, un ragazzo che non farebbe male a nessuno. Una frase del genere contro un giocatore di colore da parte sua sicuramente non gli è uscita e non gli uscirà né da adesso né nel futuro. Sicuramente secondo me paga un po' la situazione del direttore di gara che era stato un po' insultato dagli spalti e sicuramente il ha calcato di gara, la mano il direttore di gara, sì, secondo me ha calcato la mano con il primo giocatore che gli capitava sotto mano, perché lo scontro di gioco tra Emmanuel e Succi c'è stato, Succi ha preso il cazzotto, si è alzato, il direttore di gara ha fischiato il fallo, per cui ha visto il fallo del giocatore di colore, Succi si è girato verso l'arbitro e gli ha detto se hai visto il fallo lo devi cacciare o quantomeno ammonire, e in quel momento il direttore di gara ha tirato fuori il rosso per Succi. Dalla tribuna abbiamo tutti ipotizzato che Succi si fosse rivolto in maniera scorretta verso l'arbitro, avesse fatto una polemica, una protesta troppo eccessiva, e invece poi sul referto che c'è uscito il mercoledì è uscito fuori la sorpresina di 10 giorni di squalifica che finisce proprio il campionato per Succi. È un ragazzo bravo anche calcisticamente, non merita di finire il campionato in questa maniera. Scusa Bruno, se posso aggiungere un contributo anch'io su questa vicenda, sarebbe importante quando si farà ricorso, se ci fosse qualche testimonianza da parte dell'Olbia a favore del giocatore. Voi dicevate il capitano prima, magari anche qualche dirigente o qualche altro giocatore che fosse lì vicino, quantomeno per cercare di avere una riduzione. Io non ero presente alla partita, a me dispiace Bruno perché questa notizia è giunta anche purtroppo alla ribalta su qualche emittente nazionale, addirittura c'è stato un articoletto su Televideo Rai la settimana scorsa, e questo mi dispiace per il giocatore ed anche per la società Anzio Lavinio che si è finita anche in ambito nazionale. Bene, Giorgio, chiudiamo questa parentesi, addentriamoci in temi chiaramente più calcistici. E allora, prodotto di giornata, abbiamo tanti filmati relativi alla Serie D, Lupa Castelli, Terracina, Viterbese, Sora, Unicusano, Fondi, Anzio Lavinio, Isola Liri, Aprilia, Nuorese, Palestrina, e ci siamo permessi addirittura di andare a prenderci a Zaghena Budoni. Per quanto riguarda il girone E della Serie D abbiamo Nuorese, Pianese, Rieti, e per quanto riguarda l'eccellenza, girone B, abbiamo le immagini di Gaeta Nuova Itri, che poi faremo commentare magari ai titolati presenti in studio che per quanto riguarda questo campionato. Però chiaramente noi questa sera abbiamo un maestro di eccezione, noi abbiamo Pepito Schiraldi, e allora Pepito Schiraldi ci dirà quali sono i servizi che noi dobbiamo mandare in onda e quali no. Pepito, diciamo tipo antico romano, così o così, insomma, no. Ci mancherebbe. Allora, diciamo che io credo sia abbastanza elementare che dobbiamo vederci la capolista, Lupa Castelli Terracina. Assolutamente. Allora, prepariamo il filmato Lupa Castelli Terracina, ce lo vediamo subito perché poi sono 8 gol con rallenti, dura. Le interviste, regia, attenzione, le interviste non le mandiamo in onda, vediamo soltanto i gol. Ok, partiamo. Il saluto più cordiale a voi tutti, presenti ed assenti qui al Montefiore di Rocca Priora. Anticipo del campionato di Serie D Girone G, 25esima giornata sul terreno di gioco. Padroni di casa della Lupa Castelli, sulla destra dei vostri teleschermi, maglia gialla, pantaloncini rossi e calzettoni bianchi, sulla sinistra dei vostri teleschermi nella classica divisa a strisce orizzontali bianco-celesti, gli ospiti del Terracina. Le formazioni annunciate sono le seguenti: Terracina in campo con in bimbo Baldassare Anzalone, Anzalone, Botta, Benedetti, Testa, Giglio, Rondinelli, Di Bartolomeo, Cochen e Castaldi. A disposizione del tecnico signor Giuliano Farinelli ci sono Ferrieri, Gurgui, Bispuri, Marconi, Flamini, Bartolomeo, Turriziani, Zeppieri e Salati. I
padroni di casa rispondono con Tassi, Mazzei, Colantoni, Traditi, Gordini, De Gaulle, Kosovan, Barone, Neumann, Chiesa e Sicari, il tecnico, il signor Giorgio Galluzzo, che ha a disposizione in panchina Serpietri, Fantini, Di Nizza, Petta, Byron, Copponi, Bolvrini e La Cava, il direttore di gara, il signor Mario Vigile di Cosenza, gli assistenti Antonio Santamarina di Napoli e Antonio Turiello, sempre di Napoli, della medesima sezione. Colantoni. Così Colantoni, attenzione, gol di Neumann, e sono 20, arriviamo alla a quota 20 per Neumann sul cross di Colantoni, tutto questo esattamente all'undicesimo minuto di gioco. Neumann porta in vantaggio, anzi esattamente al nono minuto di gioco, Neumann porta in vantaggio al nono. Giglio, ricordiamo, attenzione, pallone verso Chiesa, è regolare su questo lancio, Chiesa, attenzione, a tu per tu con Imbimbo, area di rigore, Chiesa, pallonetto morbido, era doppio della Luca Castelli Romani, su questo difesa del Terracina era molto scoperta, e Chiesa esattamente al 17° minuto di gioco, raddoppio di Chiesa, tocco morbido, sul lungo lancio dalla propria metà. Raddoppio della Lupa con Chiesa. Luca Castelli Romani negli ultimi 10 minuti leggermente più di... Attenzione, colpo di tacco, bellissimo di Chiesa. Attenzione, Peppe Siclari e gol, è 3-0 per la Lupa Castelli Romani. Colpo di tacco di Neumann per Siclari. E sono 3. Sigillo anche per Peppe Siclari al 42° minuto di gioco. Al 41esimo Lupa Castelli Romani 3, Terracina 0, Siclari. Attenzione, calcio d'angolo, attenzione, Terracina che va in rete, gol del Terracina su questo calcio d'angolo dalla sinistra, svetta di testa, se non andiamo errati, Botta, il capitano, sull'angolo battuto dal versante sinistro, se non andiamo errati, da parte di Botta, va in gol, ancora in avanti Neumann, attenzione, vince un contrasto duro prima, attenzione, Colantoni, Neumann, area di rigore, Neumann, da buona posizione Neumann, ed esce il quarto gol della Lupa Castelli Romani, bella triangolazione, Colantoni, Neumann e doppietta, e siamo a quota 21 reti per Neumann, poker della Lupa Castelli Romani, Neumann per Siclari, attenzione, Siclari entra in area, c'è spazio per Siclari e c'è il gol di Siclari, quinto gol per la Lupa Castelli Romani, ancora Peppe Siclari, gol numero 16 per Siclari, doppietta anche per lui oggi, della ripresa, ancora gol al minuto numero 21. Siclari, attenzione, si trattava, scusate, di Giglio, nessun tipo di... Attenzione, e c'è il gol di La Cava, sull'assist di Neumann per il 6-1 per la Lupa Castelli Romani, Mario La Cava. Gol ancora molto importante per lui. Ricordiamo, amici sportivi, il grande appuntamento alle ore 14 al Quinto Ricci. Attenzione Siclari, si incunea in area e c'è il gol di Peppe Siclari, tripletta per lui. Siclari si porta a quota 17 reti. Da 7 gol per Siclari. E adesso giunge il fischio finale, non c'è recupero come era prevedibile. 7-1 della Lupa Castelli Romani sul Terracina. Dopo la Siclari. 19 o 20? Bene, 19. Signori, torniamo dunque in studio. Abbiamo visto questi 8 gol nella gara del Montefiore ed è il momento adesso di parlare brevemente del campionato di Lega Pro Girone C. Allora, vediamo i numeri con il conforto di Francesco Cenci, con il commento sintetico di Giorgio Attorico. 23 secondi, Giorgio. Vai. Questi sono i risultati quindi della nona giornata di ritorno, giornata numero 28. Una giornata in cui era tutta basata sul big match Salernitana-Benevento, sorpasso in vetta, se possiamo vedere la classifica alla luce di questi risultati, della Salernitana di Menichini, che ha interrotto la serie positiva del Benevento che durava da 13 giornate.
Benevento che non perdeva esattamente dalla partita con il Lecce dalla fine di novembre, quindi sicuramente dal 23 novembre una partita molto importante che ha cambiato gli scenari della carriera. Possiamo vedere la classifica con l'aiuto della grafica in virtù di questi risultati e quindi poi possiamo vedere anche alla luce degli ultimi risultati la vittoria importante della Lupa Roma che ha sconfitto la Regina per 3-1, seconda vittoria nelle ultime 4 gare. La squadra di Alberto Cerrai che adesso mantiene 8 lunghezze sulla zona play-out. Il resto della giornata dunque Salernitana che comunque continua la sua serie positiva che dura oramai da 9 giornate, seconda vittoria consecutiva anche per la Casertana in virtù del successo sul Barletta per 2-0, Barletta in difficoltà in questa fase, secondo KO nelle ultime 3 partite e problemi che vanno al di là del campo. Vittoria importante anche per il Lecce nello scontro al vertice sulla Juve Stabia. Lecce che dopo la sconfitta di Caserta è riuscito invece ad agganciare la Juve Stabia al terzo posto. Diciamo seconda vittoria di fila anche per la Casertana in questa giornata dopo la vittoria con il Lecce. Casertana nell'ultima partita che ha sconfitto il Barletta per 2-0. Si torna in campo, non c'è tempo per rifiatare in Lega Pro, mercoledì 11 marzo turno intrasettimanale, ci possiamo vedere anche le partite del prossimo turno. Lupa Roma che affronterà in trasferta la Casertana, incontro proibitivo e poi c'è un Lecce Salernitana dove si prevede anche qui il pubblico delle grandi occasioni nonostante che sia un giorno feriale. Pensate, Salernitana a Benevento c'era più gente a questa gara che a tutte le partite di Serie B e addirittura c'era più gente anche che in molti campi di Serie A, due squadre che a fine stagione entrambe potrebbero ritrovarsi in Lega Pro. Comunque vittoria fondamentale, Bruno, per la Lupa Roma per una Regina di Alberti sempre più in difficoltà e che rischia una doppia retrocessione e di tornare nei dilettanti dopo tantissimi anni. Benissimo Giorgio, e allora adesso andiamo a trattare ancora i temi del campionato di Serie D, Girone G, dovremo essere necessariamente sintetici, il commento su questo campionato lo faremo fare al nostro Pepito Schiraldi, è arrivato un sms che vado a leggere, a proposito io ho dimenticato normalmente di legge Candelori, quest'oggi l'incarico l'ho preso io, vista l'assenza del nostro valido collaboratore, il numero è lì in sovrimpressione 347 47 48 134, contatto telefonico 06 98 54 165, ci dice l'amico telespettatore, a ottobre inviai un messaggio con scritto la Lupa vincerà il campionato a marzo, in studio eravate scettici, alla fine è stato praticamente così, Mario. Diciamo, io fino a che non c'è il conforto della matematica non ritengo che il campionato sia… Mario cognome non si è firmato. No, non si è firmato il cognome. Allora, adesso discutiamo, Pepito, Unicusano Fondi, Anzio Lavinio oppure ci vediamo Palestrina Nuorese? Ne fai di dire la società, vediamole tutte e due. Le partite. Vediamo tutte e due, allora, poi nell'intervallo fra le due magari… vedremo anche i numeri. Allora partiamo con Unicusano Fondi Anzio Lavinio. 4 punti in 2 giorni. E quanto ha saputo fare l'Unicusano Fondi in un weekend assolutamente scintillante. Prima la lieta novella della restituzione del punto di penalizzazione che era stato inflitto per il caso Giardina. Poi la larga vittoria ottenuta a spese dell'Anzio Lavinio. 4 punti che permettono alla squadra di Sandro Pochesci di agganciare la zona playoff. Al purificato finisce 4-1. Il Fondi ha fatto subito la partita e poco prima della mezz'ora è andato in percussione Pompei in area avversaria, ma la sua giocata personale è stata interrotta in corner. 2 minuti dopo ci ha provato Evangelisti, servito da D'Agostino, ma il suo diagonale da sotterra si è spento di poco al lato. Al 36esimo una giocata di Cardillo è stata bloccata senza problemi da Rizzaro. E 2 minuti dopo Maisto, servito al limite da Evacuo, spara alto sulla traversa. A sorpresa al 40esimo arriva il vantaggio ospite, ma l'inteso della retroguardia di casa, Buonocore ne approfitta e porta in vantaggio gli anziati. Ma i rossoblù reagiscono subito, al 42esimo Ivaco si vede respingere un tiro a colpo sicuro. Subito dopo è Ciaramelletti che va alla conclusione, ma il suo tiro in corsa si stappa sul palo, alla sinistra di Rizzaro. L'avvio di ripresa è furente da parte dei locali e dopo soli 60 secondi arriva il pareggio. Lo firma Evacuo che sotto misura appoggia in rete un tiro cross di D'Agostino.
altra grande chance al 19esimo, tiro a colpo sicuro di Ciaramelletti, respinto da Rizzaro, riprende Vaco che spalle la porta, si gira, ma calcia alto da ottima posizione. Al 22esimo è D'Agostino a cogliere il palo su conclusione a colpo sicuro dal limite, in una fase di assoluto dominio da parte dei locali. Ed un minuto dopo sono addirittura in tre a mancare la deviazione decisiva a pochi passi dalla porta. Il raddoppio però è maturo e arriva con D'Agostino che appoggia in rete un traversone della sua terra di Ciaramelletti dopo uno scambio veloce con Cardillo. A questo punto il Fondi dilaga. Prima arriva il terzo gol con Levaco che corregge una staffilata di Cardillo e poi con il poker conclusivo di D'Agostino, servito in velocità da Evaco che batte Rizzaro in uscita. Abbiamo sbagliato l'impossibile nel primo tempo, poi mia tua tra portiere e il capitano e abbiamo fatto sta frittata, però niente, abbiamo aumentato un po' i ritmi, ho detto di stare calmi perché la partita dobbiamo aumentare solamente i ritmi, giocare più velocemente, non farli organizzare e poi il secondo tempo abbiamo raccolto quello che dovevamo raccogliere, una vittoria importante perché ci proietta di nuovo al quinto posto in compagnia dell'Aprilia, se dai risultati che mi hanno detto ha perso i suoi liri e abbiamo fatto un buon passo avanti per questo traguardo che la società ci chiede. Abbiamo fatto un tempo buono, secondo tempo siamo praticamente spariti e questo non va bene. Quindi bisogna analizzare questa cosa, anche se siamo 9 giovani di Lega, comunque non sono contento. Rinaldi, il portiere. Bene, torniamo in diretta. Allora, Francesco, numeri del campionato di Serie D, girone G. Questa sera abbiamo un opinionista di eccezione, Pepito, che ci commenterà questo campionato. Vai, Francesco. Sì, domenica si gioca la 25esima giornata del campionato Serie B, girone G, questi sono i risultati: Arzarena Budoni 0-2, Fondi Ansoligno 4-1, Isolatori Aprilia 2-0, Nuorese Palestrina 3-2, Olbia Ostiamare 1-0, San Cesario Astrea 1-1, Selargius Cinzia 0-2, Viterbese Sora 3-1 e Castelli Romani Terracina 7-1 disputata da sabato. Andiamo a vedere la classifica velocemente. Eccola qui, Lupa Castelli Romani 62, Viterbese 53, restano i 9 punti di vantaggio. Vediamo la zona play-off che oggi è rappresentata da quota 39, su questa classifica il Fondi è ancora a quota 38, evidentemente non è stato riconcesso il punto che invece è stato ridato al Fondi. Fondi ed Aprilia sono a quota 39, Arzaghena 37 assieme alla Nuorese, Olbia 36, io direi che insomma qui finisce la zona playoff che oggi è divenuta al quinto posto da Aprilia e Fondi. Per quanto riguarda invece la zona retrocessione, se rimettiamo i numeri in sovrimpressione un attimo, Terracina e Anzio diciamo più che virtualmente spacciati, Selargius che credo farà presto la stessa fine e poi per il resto insomma il Cinzia è la prima che sta fuori dalla mischia, il Cinzia di Zora a quota 32, ma la Strea sest'ultima è a quota 29, ma la sest'ultima potrebbe salvarsi sempre in virtù del distacco dalla terz'ultima. Allora Pepito, qual è il tuo parere su questo campionato? Mario ci ha detto che il campionato è finito a marzo, condividi questa idea? Ma il campionato, come tutti i campionati, finché non c'è la matematica, non sono mai terminati. È piena la storia del calcio di campionati che sembravano finiti, invece sono riaperti. Certo, la Lupa è una battistrada incredibile perché ogni partita gioca con la consapevolezza e con la voglia, come se giocasse una finale Champions League. La forza della Lupa, oltre alla compagine tecnica, secondo me è proprio la consapevolezza del gruppo. Il gruppo sa che poi ogni partita non devono mai abbassare la guardia, infatti lo dimostra a partire di sabato, benché hanno mercoledì, dopodomani, un importante impegno in Coppa Italia col Monopoli, però hanno giocato sempre al massimo. Forse i ragazzi hanno questo sogno e credo che io molti li conosco, quindi non abbasseranno la guardia. Per quanto riguarda le posizioni playoff, il Fondi penso sia in ascesa, frena un po' lo Ostiamare da qualche partita con qualche prestazione non all'altezza della prima parte di stagione, San Cesario insomma ieri un pareggio ci può stare con la Strea che cerca punti di salvezza e la Strea domenica c'è una partita importante con la Viterbese a Casal del Marmo mi sembra, sarà una partita importante per tutte e due le squadre. Per quanto riguarda la parte diciamo delle pericolanti,
credo che ieri il Palestrina ha buttato alle ortiche un'occasione unica, perché vinceva 2-0 al primo tempo con doppietta di Fabio Ceccarelli, poi blackout, finita 3-2. Mi hanno detto di un giocatore che io avevo visto, osservato più che altro, perché è un giocatore che non conosco, uno scuola Cagliari del 96, Pusceddu, che ha ribaltato la partita. È un ragazzo secondo me da seguire con occhi attenti. Per quanto riguarda la parte sempre sotto, credo che sia un po' condannata di Terracina, Anziolarigno e Selargius, e credo per il resto si giocheranno. Il Cinzia non è uscito ancora dalle secche, anche perché ieri poi anche qui arbitri, non arbitri, sembra che dopo pochissimi secondi, diciamo uno scontro di gioco piuttosto acceso, ha portato l'arbitro a espellere sia Delgado che un giocatore del, dopo un minuto, del Selargius, quindi dopo un minuto magari basta un richiamo verbale, no? Esatto. Quindi ti ripeto, sopra mi aspetto anche una Norese, un'Olbia in ottica playoff, perché la Norese ha preso un buon passo, l'Olbia di Biagioni in serie positiva. A Nuoro ci credo. E credo sarà bella la lotta per i playoff. Sentiamo anche il parere di un addetto ai lavori in campo. Allora, Simone Olivieri, tu, diciamo, il San Cesario sembra abbastanza dentro la zona playoff. Tu cosa ne pensi? Insomma, il campionato ritieni sia stato vinto dalla Luca Castelli, e per quanto riguarda la zona playoff qual è il tuo parere? Brevemente, Simone, perché abbiamo un minuto e 35 okay. prima di andare in pausa. Ma come ha detto anche Pepito, finché non c'è la matematica i giochi sono aperti, secondo me. Per quanto riguarda noi, il terzo posto è il nostro obiettivo, abbiamo fatto un grande campionato fino ad oggi e puntiamo a quello. Niente, la mancata vittoria di ieri, Simone, cosa è da addebitare? Perché insomma eravate favoriti nel pronostico. Il primo tempo un po' sottotono, e comunque la Strea ha molti giocatori, molti over, anche sono veramente una bella squadra. Poi al secondo tempo siamo riusciti a pareggiare questa partita con un rigore, espulsione, poi nei minuti finali potevamo vincere, abbiamo mancato 3-4 occasioni per fare gol. Benissimo, e allora nel prossimo, diciamo, nella prossima fascia andremo ad affrontare i temi dell'eccellenza girone B, soprattutto ne parleremo con gli ospiti e poi sceglieremo ancora quali altri filmati da mandare. Allora prepariamo i numeri dell'eccellenza girone B. Ok, dunque 20 secondi, linea alla regia per la seconda fascia pubblicitaria.